Nel cortile del Palazzo della Provincia è arrivato il Pino, accompagnato dalla carovana solidale che da 6 anni, nei 3 giorni precedenti il giorno dell'Immacolata, tocca tutti i comuni della provincia per arrivare l'8 dicembre in città. Anche quest'anno si è compiuta la missione del Pino, che ha ridotto le distanze geografiche e sociali, alimentando un sentimento rinnovato di comunità. Il Pino quest'anno sarà, come detto, ospitato nel cortile di Palazzo Caracciolo, insieme al presepe storico del 700, solitamente ospitato nella biblioteca provinciale. Il tutto è visitabile fino al 6 gennaio. La carovana, che ha toccato tutti i comuni della provincia, ha raccolto oltre 3.000 calze della Befana, che saranno distribuite nei prossimi giorni grazie alle Caritas delle diocesi della provincia e nei reparti di pediatria degli ospedali irpini. Alcune andranno anche ai bambini terremotati dell'Albania. Anche quest'anno c'è un comune premiato per aver fatto registrare il comitato di accoglienza più votato e il premio per l'edizione 2019 è andato al comune di Venticano, che lo terrà fino alla prossima edizione, per la quale sono già in corso i preparativi.